nel centro di Sulmona, davanti al Palazzo dell'Annunziata. Sono stati, diciamo, feriti 8 persone ed oggi abbiamo eseguito 3 misure di custodia cautelare, 3 misure cautelari di arresti domiciliari nei confronti di 3 soggetti di etnia rom di Sulmona che appunto hanno picchiato, diciamo, prima un ragazzo e poi successivamente hanno anche ferito queste altre 7 persone. In particolare 2 feriti hanno avuto prognosi piuttosto importanti, al momento uno di 45 e uno di 50 giorni, quindi insomma sono episodi di violenza sicuramente da non sottovalutare. In questo caso c'è stata anche una risposta importante da parte della magistratura, sia da parte insomma della procura del Tribunale di Sulmona, ma anche della procura del Tribunale per i minori dell'Aquila, in quanto uno dei ragazzi coinvolti è un quindicenne, per cui sicuramente la preoccupazione è elevata considerata l'età giovane, anche gli altri 2 hanno uno 19 e uno 21 anni. Noi insomma, al di là dell'attività di repressione, in questo caso abbiamo dato una risposta sicuramente a quanto agli eventi avvenuti, sicuramente stiamo intensificando l'attività anche di prevenzione con controlli straordinari del territorio che stiamo svolgendo in particolare nei posti insomma interessati dalla movida qui a Sulmona, e stiamo facendo insieme alle altre forze di polizia, quindi ai carabinieri, alla guardia di finanza e alla polizia municipale, a seguito dei quali abbiamo anche insomma riscontrato delle irregolarità nella gestione nei locali, in natura amministrativa e anche insomma per quanto riguarda l'assunzione dei dipendenti, insomma alcuni non erano assunti, e abbiamo anche trovato delle sostanze, insomma, piccole quantità di sostanze stupefacenti abbandonate probabilmente dagli avventori. Per cui sicuramente si sta facendo un'attività che non è solo di repressione ma anche di prevenzione, e che diciamo si affianca all'attività che facciamo normalmente di divulgazione anche nei confronti dei ragazzi nelle scuole, per diciamo sensibilizzarli circa gli effetti che hanno alcol e droga, che sono legati non solo ovviamente a questi episodi ma anche insomma agli incidenti stradali purtroppo.